Bene amici, oggi vi racconto della tecnologia di questa bellissima Porsche 911 Carrera GTS Cabrio. Mamma mia che spettacolo, ma lo spettacolo è uno spettacolo che oggi siamo al Franciacorta Experience Center, dove Porsche festeggia il suo evento annuale, il Porsche Festival. Che bella, che passione! Forse Porsche è uno di quei pochi marchi che riesce a unire sportività a uso quotidiano di tutte le sue macchine. Ma adesso faremo un giro in pista non con la mia GTS, ma con la 4 di Porsche Italia. E vediamo come va. Ma poi guido io, quindi sono tu. Guidi tu. Ah, fantastico! Questo non lo sapevo, bellissimo! Mannaggia, c'è traffico al tornantino! Mamma che tenuta laterale, spettacolo! Grazie mille ancora del giro. Battuti tutti. Battuti grande, tutti, è vero? Bravissimo. Grazie, ciao, 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 ciao. Ah, e comunque questa GTS è uno spettacolo. Grande Andre. Grazie, grazie. Grazie. Perché il Porsche Festival è soprattutto una grande festa. Gabri, ma almeno stai battendo la mamma ping pong. È un bel match qua. Tra l'altro Porsche Experience Center, dove abbiamo girato il teaser di Tech Drive, e questa è la cama anteriore. Ciao, sono Andrea e ho sempre avuto fin da piccolo la passione delle macchine, facevo i traversi con il triciclo e della tecnologia. Pensate che con mio nonno montavo e smontavo gli amplificatori valvolari. Ma cosa sono gli amplificatori valvolari? Ma come, Pietro, cosa sono gli amplificatori valvolari? Dai! Ah, forse sei troppo giovane, o forse sono io troppo vecchio. Ma cos'è Tech Drive? È un canale che unisce il mondo della tecnologia a quello dei motori, perché le macchine si stanno evolvendo, quindi ci saranno prove, comparative. Vi aiuteremo a capire qual è la macchina giusta per voi. Io sono Pietro e mi dicono che ho la benzina al posto del sangue. Sono appassionato di tecnologia e di motori, motorsport, tutto quello che fa rumore. Voglio raccontarvi dal mio punto di vista la dinamica, la tecnica delle auto, perché è quello che mi appassiona. E io sono su elettrica perché la mia anima è tecnologica. Ma non solo! Che spettacolo! Eh sì, questi siamo io e Pietro, ma torniamo alla tecnologia di questa 911 GTS, perché ce n'è tanta e c'è tanto da raccontare. Per esempio il radar degli ADAS nascosto benissimo, l'imbasso che li fa funzionare molto bene, e poi questa, una telecamera a infrarossi per la visione notturna. Qua, se avete le chiavi in tasca, basta passare una mano e si apre il baule. Sì, perché sapete che il motore ovviamente è dietro, un gran bel pozzetto. E poi i fari Matrix X-Sight con questa parte sotto che si illumina a dare una bellissima firma luminosa, nonostante la forma sia rimasta iconica, tonda da 911. E poi là ci sono le telecamere, anche lì, che aiutano gli ADAS a lavorare molto molto bene. Ma per quanto riguarda la tecnologia su motore, sospensione e assetto, vi rimandiamo al Tech Drive. Tra l'altro, che belli sono questi cerchi monodado e queste enormi pinze a 6 pistoncini. Ma vi porto un po' dentro. Tra l'altro devo dirvi una cosa di questo Xiaomi, adesso devo metterla grandangolare. Ecco, la camera principale gira in 4K 60 fps, che è questa. La grandangolo, l'avete anche visto prima, perde un po' di qualità perché al massimo va a 1080. L'ingresso è keyless, quando vi avvicinate vedete si estraggono elettricamente le maniglie, la scritta qua sotto è retroilluminata, viene proiettato il logo Porsche per terra, e dentro, davanti agli occhi del guidatore, abbiamo uno strumento analogico e quattro
quattro digitali. In realtà sono due schermi che, vedete, riproducono quattro strumenti. Ovviamente la chiave di accensione non c'è, ma l'avviamento, come storicamente su tutte le Porsche, è qua sulla sinistra. Mamma mia, che bel sound, vabbè. Molto bello il volante, mi piacciono un sacco queste isolette sospese e tutte le funzioni sono a portata di dito. Con questo pulsante si cambia il settaggio di che strumento vogliamo modificare, vedete, possiamo avere la mappa tutto schermo, visione notturna, guardate che spettacolo, che va anche ad evidenziare le figure umane. Adesso non è che ci sia buio, ma comunque di notte avremmo la stessa tipologia di visione. E poi qua sotto il cronometro, le forze G laterali, la pressione degli pneumatici e abbiamo anche le performance con l'indicazione della coppia motore. La cosa bella è che il manettino qua a portata di mano ovviamente cambia da Normal, Sport, Sport Plus e individua che è quel settaggio che si può un po' personalizzare. Non schiaccio questo pulsante perché è scatenate l'inferno, ovvero schiacciando qua per qualche secondo la macchina dà tutto, anche se siamo su Normal, e poi c'è anche la posizione bagnato. Vi dicevo, appunto, schiacciando qua si va a cambiare il settaggio e si vanno a modificare le informazioni che ci sono sullo strumento di sinistra. Qua sotto il comando per il cruise control ad attivo, c'è anche l'assistente di corsia, entrambi funzionano molto bene. Ma veniamo al tunnel centrale. Su questa nuova 911 sono stati tolti un po' di pulsanti perché abbiamo uno schermo touch, ma qualche pulsante, quelli più comodi, più utilizzati, sono rimasti. Questo mi piace tantissimo, per esempio la regolazione banalmente della temperatura sdoppiata, la ventilazione, l'automatismo, questo è il volume per il passeggero, il guidatore ce l'ha qua sulla sinistra, e anche un pulsante personalizzabile. Io per esempio, guardate cosa ho fatto, da buon tamarro ho abbinato lo scarico sportivo. Ma di fianco al tasto tamarro c'è il tasto utile, lo Smart Lift. Questo alza la parte anteriore della vettura. La cosa bella è che si possono impostare delle posizioni tramite GPS e in quelle posizioni automaticamente si attiverà. Quindi voi avete una rampa del box particolarmente inclinata, beh, lì memorizzandola la macchina si alzerà automaticamente, super comodo. Migliorato secondo me l'infotainment rispetto alle prime 911, prima di tutto è un po' colorato, quindi i tasti più importanti, navigazione, audio e telefono, sono stati evidenziati con dei colori. Poi CarPlay e Android Auto ci sono e sono anche wireless. La cosa che mi piace è che quando attivate CarPlay o Android Auto rimane qua di fianco questa barra che vi consente di andare velocemente alla home page, che anche qua è personalizzabile con questi widget. Io ho messo i dati di viaggio, quello che sta suonando e la navigazione, ma ovviamente con questi pulsanti poi si può andare a configurare, possiamo mettere altri widget, oppure la prima pagina principale, questa con tutte le varie icone. Vettura, anche qua ci sono tante impostazioni, dall'impianto scarico sportivo che vi ricordo è anche qua, l'estrazione dello spoiler posteriore, start and stop, on off, oppure i due settaggi sulla rigidità delle sospensioni per irrigidire proprio il comportamento. E poi qua gli assistenti che possiamo settare, attivare oppure disattivare, la tenuta della carreggiata, il cambio corsia, e qua nel viaggio sono tutti i dati. E in comfort la possibilità di cambiare il riscaldamento, cioè il bilanciamento tra schiena e seduta dei sedili. Questa è una funzione che sembra stupida, in realtà è molto molto utile. Ma torno un secondo alla cam principale per far vedere anche in interni come gira il 4K60. Mi piace il navigatore perché prima di tutto è Google Earth, con la possibilità di vedere la piantina, non solo le strade ma anche vista satellite. E poi la ricerca è super intelligente perché fa una ricerca non solo nel database della vettura ma anche su Google. Per esempio, se io cerco Porsche Franciacorta, voglio andare al circuito dove siamo stati oggi, Franciacorta, guardate, se faccio una ricerca Google, qua di fianco usciranno i risultati, che in realtà mi stavano già uscendo perché sono in automatico, ho schiacciato il pulsante, quindi ha ricalcolato. Ma voilà, Porsche Experience Center, molto bene. Altra cosa che mi piace molto, la cam a 360, mettendo la retromarcia vedete, non solo vi dice la macchina dove va in base a come girate il volante, vedete con questa zona azzurra, ma possiamo anche andare a fare una grandangolo che distorce ma ci consente di vedere anche il traffico laterale e di vedere anche lateralmente dove stiamo mettendo le ruote. Questo comodissimo per non graffiare i cerchi. E ovviamente possiamo cambiare la visualizzazione tra cam anteriore e cam
posteriore. Devo dire molto bene anche il sistema infotainment, perché ha tantissime sorgenti, da Apple Music integrato anche ad Apple Podcast, Spotify, ma ovviamente c'è anche FM e Digital Audio Broadcasting. E pur essendo un abitacolo così piccolino, suona, adesso non voglio fare troppo il tamarro, ma ha dei bassi incredibili, suona veramente, vabbè dai, abbasso subito perché non pare bello. L'impianto è sonorizzato da Bose, sempre bello quel orologio, che tra l'altro diventa un cronometro con la possibilità di, mediante GPS, cronometrare automaticamente i giri in pista e di visualizzare la posizione giro sul percorso. E qua i comandi rapidi per aprire e chiudere la capote. È bellissimo il fatto che si apra e chiuda non solo in pochi secondi, ma anche a velocità abbastanza elevata, fino a, mi sembra, 50 km orari. E guardate, tipo 10 secondi la macchina viene completamente chiusa, si chiudono anche i finestrini, c'è anche il frangivento che è elettrico, schiacciando questo pulsante, magari abbassiamo il volume, se no non mi sentite, si estrae ovviamente quando la macchina è aperta, ma perdete la possibilità di avere lì dietro dei passeggeri. E qua ci sono i comandi rapidi per attivare il riscaldamento dei sedili. Molto bello anche lo specchietto, ovviamente senza cornici. Qua abbiamo le luci integrate a LED nelle alette parasole, la chiamata LSOS, anche le lucettine qua di cortesia sono completamente a LED. E qua c'è una luce ambiente. Ecco, non c'è tantissima illuminazione lounge, ma ci sono comunque diciamo tante belle lucettine qua sul cockpit. E vi voglio far vedere l'ultima cosa, dietro, anche qua l'illuminazione completamente a LED, e volevo farvi vedere anche chiusa, perché questa non c'entra tanto con la tecnologia, ma è una considerazione personale. Questo, diciamo, nuovo 911 Cabrio ha una linea, secondo me, molto più bella delle passate Cabrio, che avevano il sedere, diciamo, la parte di carrozzeria verniciata un pochino troppo alta. Qua invece è più bassa e riesce a mantenere una linea molto filante, ma tutte queste considerazioni le faremo nel Tech Drive. Questa era più una scusa per provare questo Xiaomi, come gira i video, e per raccontarvi un po' di tecnologie di questa 911, che anche l'app, e volendo, si può anche parcheggiare da remoto. Ciao!